Bentornati su venerdì 13 Killer Puzzle. E questa è una puntata speciale, molto speciale. Questa è una puntata alcolica. Ebbene sì, perché purtroppo sto un po' ombriachello stasera. Scusate ragazzi, allora mi devo anche giustificare, mo, perché io in sostanza di solito non bevo mai. Quella volta che bevo succede un disastro. Infatti mo ho bevuto, sto a tocchi. Allora, in pratica non manco bevuto tanto, perché semplicemente ho mangiato un hot dog e invece sono bevuto sta mezza birretta, niente di che. Però visto che io non bevo mai, a me subito mi rincoglionisce l'alcol. Ah, comunque andiamo a giocare. Dove eravamo rimasti qua? Allora, gli orrori della... Sì. Siamo nel... Gli orrori della tavola rotonda, la decapitazione ai tempi del Medioevo. Quindi siamo... Jason è tornato di nuovo il tempo fino al Medioevo, una cosa fantastica. E ci abbiamo Jason medievale, il re dell'omicidio passato e futuro. Andiamo, c'è pure l'armatura, più o meno. Ok, gli orrori della tavola rotonda. 1341 in Scozia. Vediamo un po'. Sì, mi ero dimenticato, perché a parte che... da quando ho registrato la scorsa puntata è passato un po', poi io sono pure embriaco, capirete che non capisco un cacchio. Allora, gli orrori della tavola rotonda, e ovviamente lui nel Medioevo si porta anche tutti i vari teletrasporti, le cose. La mamma gli dice: oh Jason, stai benissimo con quell'armatura, mostra a questi contadini quanto sei forte. Grazie mamma. Allora, io sto rincoglionito ragazzi, sono un po' umbriachello. Perché sì, io di solito non bevo, mi sono fatto sta mezza biretta e sono rincoglionito. La tragedia è che quando io bevo, sto un po' assonnolato, infatti c'ho un sonno incredibile, e sto anche un po' rincoglionito. Quindi io già di solito sono rincoglionito per cavoli miei, figurate quando bevo. Vabbè, andiamo avanti. Allora, vediamo un po', devo cercare di non toccare il gatto. Ed è vero questo fatto, diceva, che canzone diceva così? Non dare fastidio al gatto, davvero. Chi lo dice? Non mi ricordo. Comunque, spostiamo il gatto, ma non posso andare sulla testa se no il gatto mi muore. Ecco, inavvertitamente ho ammazzato il gatto. Torniamo indietro di una mossa. No, sono indietro. Vedete che sono rincoglionito, sbiato pure tasto. Un casino. Vabbè, la devo cercare di portare due persone qua dove sto io, mi sa. Sì. Cioè, già sto gioco è difficile. In queste condizioni in cui sto adesso io sarà impossibile. Allora, dovrei cercare... No, mi sono sorgato, cioè non so credere. Devo cercare quindi di non uccidere i due paesani, ma cercare di spaventarli per farli andare sulla destra. E non ci riesco. E uno mi muore per forza. Come faccio ad andare un'altra persona là? È impossibile. Ok, beccate questa. Niente ragazzi, questa puntata sarà disastrosa, veramente, perché sono veramente rincoglio, non capisco niente. Già le mie facoltà mentali di solito non sono al massimo, per sì, a causa dei miei trascorsi zombeschi, che c'ho il cervello zombesco, però già così veramente è un disastro. Vabbè, allora perché di solito non mi piace bere alcol? Non mi piace bere alcol perché non mi piace perdere il controllo e avere... la metà della metà della metà delle mie facoltà mentali solide. Sì, a volte è divertente, beh, quando stai in compagnia ti fai due risate, ti scatta la ridarella e un po' così, stai un po' più allegrotto, però a me mi viene a biocco incredibile quando bevo, quindi no, non è indicato. Preferisco stare nel pieno delle mie facoltà mentali. Perché tanto io quando sono sobrio, io già sono... Già da sobrio io dico un sacco di stronzate, rido per stupidaggini, come se fossi ubriaco. Quindi a che mi serve a me essere ubriaco? Niente. Ah, niente. Quando sono ubriaco invece io mi sento tutto così rincoglionito e anche un po' assonnato. E soprattutto... beccate questa. Soprattutto è come se io sentissi il fatto che... sto leggermente intossicato, perché in effetti l'alcol qui, razionalmente parlando, l'alcol questo è una sostanza che lievemente tossica, che ti annebbia i sensi. Questo è l'alcol, è una sostanza lievemente tossica. Quindi io non voglio essere non voglio che i miei sensi siano obnubilati da sostanze tossiche, capito? Anche se fossero leggere come l'alcol, che l'alcol non è, di solito non è pesante. Di solito. Ma quant'era sta birra?
che era 5 gradi, 6 gradi, non lo so quant'era. Sì, qualche volta ho bevuto pure dei superalcolici, però in lievissima quantità. Tipo, con mio padre a volte, una volta all'anno a fine pasto, ci beviamo un po' di amaro, ma proprio un mezzo dito me ne bevo io, e non mi fa effetto, cioè non mi rincoglio. Vabbè, comunque forse è il caso che chiediamo a Pamela Voris, alla mamma di Jason, di aiutarci, perché poi veramente andando male non riesco a fare niente. Allora, in sostanza, io a quanto ho capito avrei bisogno di avere entrambi i due contadini disgraziati qua, entrambi i paesani, sulla destra dove sto io in questo momento, sul punto di partenza, in modo che poi posso andare a menare quella là sull'angoletto, se no è un problema. Allora, andiamo a vedere cosa ci dice Babbo. Come posso aiutarti, tesoro? Allora, ricevi su, sì, ragazzi. Sto cotto, mi sento proprio fritto, cioè il cervello in padella. Vabbè, ok, cervello zombesco, no? Ah sì, perché dicevo, anche il fatto di essere non al piano delle mie facoltà mentali mi ricorda di quando stavo malissimo, ok? Circa poco più di 10 anni fa, quando sono stato malissimo e stavo costantemente intontito dalla mattina alla sera a causa dei miei problemi alla spina dorsale. E perché io dovrei prendere una sostanza che mi fa stare così un'altra volta? Io voglio stare nel piano delle mie facoltà mentali, non voglio stare in coglioni. Allora, come posso ricevi suggerimento, vai. Allora, ascolta la mamma Jason, spaventa quel gatto fino a farlo arrivare in alto sulla X. Allora, la prima cosa che devo fare quindi è spaventare il gatto per farlo arrivare su. Come faccio? Devo far andare il gatto sulla X. Come fai? Perché se io voglio spaventare il gatto, devo ammazzare per forza il paesano, quello in alto. Non posso spostare il gatto sulla X senza prima ammazzare il paesano. Devo fare tipo così, no? Poi devo tornare indietro. Sì, vabbè, sono andato contro il muretto. Sono proprio ubriaco, raga. Sto barcollando anche con Jason. Poi dovrei tipo fare così, no? Ok. E mo devo trovare il modo di... Ecco, mo lo faccio andare sulla X. Guarda. Ok, l'ho fatto andare sulla X. Ok, mo che sta sulla X, però che cacchio ho risolto? E niente, perché... Perché se ammazzo lui poi comunque vado sul muretto e non sul gatto. Il gatto lo dovrei far andare una casella più a destra della X, non sulla X. Perché vedete, così non risolvo. No, aspetta. No, il gatto si... Ah! Perché ammazzando quel disgraziato, il gatto si è spaventato e è andato sull'angolo. E la tizia sopra si è spaventata e è andata nel fossato del ponte levatoio ed è morta. E io vinco. Grazie mamma dell'aiuto, grazie papà e la Boris. Ok, dammela questa. Zagate! Io ho fatto volare la capoccia. Adesso c'ho la mazza ferrata, la mazza ferrata in pieno stile medievale. Allora, ragazzi, scusate se ho fatto il pistolotto all'inizio sull'arco. Ma che devo fare? A parte che sto rincoglionito, straparlo, dico più cose di quante ne dovrei dire. Però è un discorso che più o meno avrei fatto uguale pure da sobrio. Perché comunque... a me non piace prendere sostanze di nessuno, ma io manco le medicine prendo, perché io tipo quando sono stato male ho preso talmente tante medicine che mi hanno causato tanti altri problemi, tra l'altro anche allo stomaco, tanti altri problemi, perché le medicine ti risolvono una cosa e te ne spaccano altre due, quindi che cazzo serve via le medicine se uno non è proprio estremamente necessario, cioè se non devi prendere proprio una medicina che ti sta a salvare la vita, se non schiatti, più che altro uno deve evitare. Io al limite prendo un pochino di aspirina ogni tanto quando ho i dolori alla spina dorsale o l'emicrania, giusto quella per riuscire a campare. Altre medicine non le piglio più, prima prendevo più medicine, ma proprio zero, cerco di non prendere mai medicine. Un'altra medicina che prendo ogni tanto, ma proprio ogni morte di papa, goccia di collirio. Ma proprio perché io ho problemi agli occhi, ce l'ho tutti rovinati, non posso prendere aria agli occhi altrimenti si gonfia, è un disastro che è legato a un'altra condizione tipo di... che cosa era? Era tipo di ipertiroidismo, mi pare, che mi fa... c'ho gli occhi da zombie, io, sempre rossi, perché c'ho l'ipertiroidismo.
E quindi ogni tanto capita che mi devo mettere il collirio, ma tipo ogni, di solito io evito di metterci qualsiasi cosa negli occhi, perché qualsiasi cosa ci metto, anche se li tocco, qualsiasi cosa, mi si gonfiano. Quindi devo evitare di fare qualsiasi. No, aspetta, facciamo così. Ok, forse adesso posso entrare da quella. E no, non ci va, non ci arrivo. Sta puntata mi sa che non la risolviamo se non chiedo sempre costantemente aiuto a Pamela Voris, questa puntata è veramente un disastro. Quindi io, raga, io medicine meno possibile, alcol quasi zero, altre sostanze manco a parlarne, perché veramente io le odio anche, perché le altre sostanze vanno anche a foraggiare quella che è la criminalità organizzata, quindi non solo mi fanno schifo per come mi fanno sentire, per quello che rappresentano, per come mi farebbero sentire in teoria, perché io non voglio mai perdere il controllo, ma anche perché vanno ad alimentare il crimine. Quindi proprio zero. Sostanze veramente mi fanno schifo. Ma pure le sostanze quelle leggere, che sono solo ricreative, no? Che sono illegali solo perché lo Stato italiano è stupido e non le vuole legalizzare. Io sarei a favore della legalizzazione di quelle sostanze lì, perché se fossero legalizzate, il crimine non ci mangerebbe sopra, non ci mangerebbe sopra, in più perderebbero quell'alone di fascino che hanno ora, e tanti ragazzi che ora le usano per fare ribellini non le userebbero più. Infatti in Olanda, dove sono libere le droghe leggere, nessuno le usa, sono solo i vecchi che le usano, sono solo i vecchi hippie residuati degli anni 60, 70 e 80 che s'ostinano a usare quella roba là. Gli altri non le usano perché non hanno più quell'alone di ribellione, di contro il sistema e tutto quanto. Al limite le usano quelli terapeuticamente, quelli che hanno dolori, e là è giusto che chi utilizzo terapeutico di quella roba è utile ed è giusto. Intanto io sto qua, sto a gira a vuoto, raga, il cervello mio gira a vuoto perché sono ubriaco, eppure il personaggio mio gira a vuoto, uguale, uguale. Guarda, che ma sono ubriaco io oppure davvero quel teschio zampato fuori dal muro, raga? Così a magia proprio, magicamente. Ah, perché Jason, quando tocca i teschi, quelli si spostano. Probabilmente quello era un teschio che avevo buttato per sbaglio dentro al muro, e dal muro ha fatto, diciamo, l'exit map ed è uscito là nel vuoto. Fa ridere sta cosa. Comunque, vabbè, chiediamo a Pamela, perché qua veramente non allora, proviamo un altro approccio prima di chiedere. Allora, qua ovviamente Jason vuole andare cesso, ma il cesso non si apre, quindi lui se la fa addosso. Fondamentalmente si sta cagando addosso Jason. Aiuto, aiuto, aprite il cesso. E non ci riesce. Ok, quello è andato su. Quello è andato giù. Io vado da qua. Questo lo giro là. Devo cercare di crearmi una cosa in modo da poter andare poi dall'ultima bionda. Come ci arrivo da quella? Non lo so. Niente, ho sbagliato. Perché tipo devo fare così. Devo mettere tipo una persona là. Sangoletto Dostoiommo. Devo mettere una persona qua. Riproviamo. Facciamo un altro tentativo prima di. Intanto io mi sono accorto che sta puntata veramente sto concludendo molto poco. E sto dicendo un sacco di stronzate. Quindi ok, allora. Questa è la peggior puntata di venerdì 13 Killer Puzzle che ho mai fatto. Perché infatti non sto concludendo un cacchio, ma proprio zero, sto proprio super incoglionito. Mo' io butto il cesso in faccia, questo, dì, becca che sta cessata in faccia, dì, mori, boh. Io ho buttato il cesso, ma io, no, io devo cercare di far andare una persona lì all'angoletto, ma che cacchio sto a fare? Devo riuscire a far andare una persona lì all'angoletto, come ce la faccio? Allora, prima cosa, no, penso che dovrei per prima, no, prima cosa vorrei mandare la bionda sotto, ma non ci riesco. Aspetta, ho spostato il tizio, il villaggero. Quindi questa è buona sta cosa, perché spostando lì il villaggero. Eh no, mo però ammazzo quella. No, è sbagliato. Perché mandando lì il villaggero lo posso mandare a sinistra e lo uso come trampolino quando andata a bionda al centro. Forse. Ma andiamo a questa. Poi vediamo un po'. Se quella. No, quella mo la devo fare da lei a destra. Ma non ci va. Andà giù al limite. E qua ho risolto niente. Devo far andare una persona in alto a destra. Aspetta, ricominciamo. Ma a me serve di far andare il villaggero in alto. Allora, se io
villaggiare. Però mo il problema è che da qui non mi posso. Come mi muovo ammazzo qualcuno. Io non devo ammazzare. Se ammazzo quella ho sbagliato. No, se vado su quella muore. Mi serve quella. E mo non c'è più successetto. Aspetta, famo così. Dopo che ho spaventato questo, cessetto lo vorrei girare a destra. Però se per farlo devo ammazzare lui, non va bene. Allora, sono rincoglionito, regà. No, no. Mi sa salì pure un po' di mal di testa, quindi mia, disastro proprio. Vedi il teschio si muove quando io ci vado sopra. Teschio si muove. Ma è andato dietro al muro il teschio, guarda. Niente, chiedemi a Pamela che tanto sto rincoglionito, non ce la farò mai con le mie forze, con le mie ridotte capacità mentali del momento. Non ce la potrò mai fare. Allora, Pamela, dimmi un po'. Alla mamma piace quando suo figlio distrugge tutto. Usa quel misero contadino sulla sinistra per aiutarti. Grazie mamma. Quindi vuol dire che devo distruggere entrambi i cessi. Devo colpire entrambi i cessi. Però dice usare il contadino sulla sinistra per aiutarti. Ma a sinistra non c'è un contadino, c'è una donna. Ma che cacchio sta lì? Allora mi devo aiutare con quella a sinistra per spaccare tutto. Quindi fa tipo così. Tipo così. E uno l'ho spaccato. Poi. Eh no, ma io devo mandare quello su. Come fai? Devo mandare il tizio su. Non posso mandare questo giù, sennò mi muore. E no, come faccio a mandarlo là? Ma... non riesco a farlo, sogliere, ragazzi. Sono troppo rincoglionito. Mannaggia a me. Cacchio. È stata una pessima idea quella di iniziare a registrare una puntata da ubriaco, veramente. Che poi io mi ubriaco una volta all'anno, quindi... detto però, visto che non c'ho niente da fare, mi sono ubriacato, famo una puntata, sì. Ottima idea, bravo, bravo. Questa è la conferma del fatto che quando sei ubriaco non ragioni bene. Il cervello non funziona bene quando sei ubriaco. Ok. Allora, vediamo un po', andiamo sotto. No. Facciamo così, guarda. Ecco, ma il problema è che non posso tornare su. Dice, devo spaccare tutto aiutandomi col tizio a sinistra. Ma a sinistra c'è una donna, non c'è un contadino. Forse non fa distinzione di sesso tradotto dall'inglese. Perché sapete che in inglese... non esiste nel nome il sesso, cioè nel senso se tu dici villager, mettiamo, non è specificato se maschio o femmina, quindi non è detto se contadino o contadina. Quindi nella traduzione italiana l'hanno tradotto al maschile per convenzione, convenzione letteraria, linguistica, ma non è detto che sia maschio. Vabbè, raga, io ci sto a capire. Sto a fare uno sforzo mentale incredibile, raga, perché sarò tipo al... al 15% delle mie normali capacità intellettive al momento, credo. Quindi sto veramente rincoglionito. Allora, questo adesso in questa puntata voi state vedendo come fosse Zombie Gamer senza cervello, o meglio, come sarebbe Zombie Gamer se avesse il cervello dei Ciccio Gamer 89. No, non volevo dire questo, scusate, quando sono ubriaco straparlo, dico un sacco di stronzate, scusate, intendevo dire come fosse Zombie Gamer se ci avesse il cervello sobrio nelle sue piene capacità mentali, però di blur. Ok, quindi attenzione che tra poco mi scappa pure qualche bestemmia come a lui, no? Uguale, forse. No, forse a quel livello non ci arrivo. Vabbè che c'ho il 15% delle mie capacità mentali, però non a quei livelli. Per arrivare ai livelli di blur... detto anche Gianmarco Tocco, mi pare il nome vero suo, dovrei avere all'incirca il 6% delle mie capacità, no, 4% delle mie normali capacità intellettive. Sì, perché alcuni non lo sanno, ma io ho un quoziente intellettivo veramente... al momento di merda, però. Normalmente
Normalmente non è tanto di merda, però ok, vabbè, lasciamo per... Tanto sono rincoglionito e non riesco a ragionare bene. La devo dire, devo prima dire a giù i cessi. Ha detto la madre di Jason, ha detto devo dire a giù i cessi. Quindi la prima cosa che devo fare è tirare giù i cessi, giusto? Oh, buttiamo giù sti cessi. Allora, se vado a destra e giù non funziona perché il cesso da qua non si tira giù. Vaffanculo. Poi, se vado qua a sinistra giù non va perché il cesso non lo tiro giù. Posso spaventare questo e tirare giù il cesso così. E questo lo, però tirare il cesso giù da qua non so se mi serve a qualcosa. C'ho qualche dubbio. Però aspetta, aspetta, aspetta. Forse mi è venuto in mente una cosa. Se io vado qua, uso lei per andare sulla colonna e andare nel... Ah, ecco. Aspetta, forse ho capito. Ecco, lui lo porta. Ecco, ci siamo. Allora, c'è sto cestetto qua, manco lo sposto. Faccio così. Ce l'abbiamo fatta. Sì, pure da ubriaco ce la faccio. Decisamente non sono blur. Tiè, becca questa ammazzata in testa, così ti impari. Ok. Pensavi di poter sfuggire a Jason, eh? Corcacchio. Adesso andiamo su da questo, io andiamo a menare. Final buzzurro, vai, zacchete. Si va bene il cocco, che uccisione scarsa. Che uccisione mediocre, veramente. Perché, allora... allora, buzzurri, contadini, villaggeri, bifolchi, questo è il mio bastone di fuoco. No, diceva bastone di fuoco. No, diceva bastone di tuono, bastone... Ash Williams diceva bastone di tuono, perché in inglese era tipo thunderstick, che vuol dire appunto bastone del tuono, che era il fucile, no? Che lui si era portato dal ventesimo, dal 1987, Evil Dead 2, la casa 2 di Sam Raimi, lui si era portato presso il fucile attraverso il portale temporale e lui lo chiamava bastone del tuono. Giustamente. Ci sono, c'è una statua di un monaco con la spada. È molto inquietante quella spada, raga. No, quella spada, quella statua. Vedi, sto rincoglionito, non capisco niente. Allora, vediamo un po'. Menamo. Ah no, questo gli menamo. No, è scappato. Figlio di puttana. È scappato il disgraziato, quindi non devo andare là. Ok. Allora, e noi a quello gli menamo. Come diceva. Come dicevano Lillo e Greg ai tempi. Tanto tempo fa. Che era il 90. Quando fecero quel disco, era tanto tanto tempo fa. Ma a questo gli è meno. A questo gli è meno pure a lui. Devo cercare. Di... No, così esco io. Vai. Non uscire, Jason. C'hai ancora... No, là non posso più andare su questo interruttore. Però posso andare sull'altro interruttore. Ma dovrei spaventare sto stronzo. E come faccio? Da qua non lo spavento. E no, qua non posso più fare niente. Un disastro. E niente, non posso più fare niente, sono bloccato come un cretino, come il cretino che sono, come il cretino che sono. Ah, che stress. Ok, rifacciamo il livello. Questa è proprio la puntata rincoglionita, eh. Sono proprio rincoglionito. Allora, vediamo un po', facciamo un altro tentativo da soli, poi chiamiamo mamma perché rincoglionito come sto, non credo di poter... Allora, non posso andare a sinistra, sennò quello scappa. Però quello c'ha gli occhi, guardate, c'ha gli occhi rossi imbottonati, secondo me si è fatto pure lui in cannolo. Ho detto cannolo, quello siciliano. Ok, questo è scappato. Ok. Allora, devo cercare il modo... Ah, forse lo devo spostare su a quello. Devo cercare il modo di far spostare uno stronzo qui dove sto io in questo momento, in modo da poter ammazzare... disgraziato là lato e favorirmi anche la strada verso la X, vedete? Il problema è che al buio non si può fare sta cosa, non si vuole. Ah, aspetta, al buio posso spostare quel cessetto, fermi tutti, quindi devo spegnere la luce, poi al buio devo cercare di spostare sto cessetto qua, ma dall'altra parte o da questa? Tu cazzo devo spostare? Non lo posso spostare a destra, lo devo spostare a sinistra, verso sinistra, così. Ok, ho spostato il cessetto. E mo già che c'è sto... No, non posso ammazzarlo a lui, perché sennò poi non c'ho più il trampolino per andare sulla E. Mannaggia la merda.
Non siamo tutti qua. Dai, ce l'ho fatta, dai, ce l'ho fatta. Sì, ci sia. No, non posso andare a destra, occupato. È occupato come un cesso occupato. Come faccio, mo? E come faccio andare su qua? Niente, ragazzi, ho proprio nel pallone più totale. Se il cessetto stava una casella più su, si poteva fare, ma così non si può fare. Niente, il cessetto mi sa che va buttato verso destra. Riproviamo. Allora, riproviamo, famo così. Andiamo qua. Spegniamo la luce. Buttiamo il cessetto verso destra. Che non so che utilità possa avere sta cosa, però ok. Poi devo riuscire a mandare uno stronzo su in qualche modo. E no, ma così ammazzo tutte e due. E non ci arrivo là da quello. No, vabbè. Chiedemi aiuto a mamma per l'ultima volta, tanto sta puntata mo deve finire. Allora, mamma, aiuto. Spegni quelle luci, Jason, e potrai rovesciare le cose nell'ombra. Grazie, mamma. Quindi devo rovesciare le cose nell'ombra. Ma in che direzione? Non mi dice niente. Quindi prima devo spegnere la luce. Ok. Poi devo rovesciare tutta la roba nell'ombra. Quindi tipo così. E quello come rovescio. No, mi sono bloccato. Niente, mi son casinato. Rifà. Sta puntata non finirà mai così questo passo. Sai che questa volta mi tocca proprio vedere la soluzione integrale, perché sto proprio cotto, non ce la faccio a fa niente. Allora, allora rovesciamo cesso 1. Poi fammi rovesci accesso 2. E che ho risolto così? Un cacchio. Devo mettere un qualcosa qua dove sto io adesso. Devo far andare una persona qua dove sto io ora. Forse. Allora, facciamo un ultimo tentativo, poi chiediamo la soluzione alla mamma, perché sono proprio messo male. Allora, facciamo così. Allora, questo non dovrei spostarlo, perché devo cercare di far andare il villaggero in basso, lo devo far andare a sinistra. Ma se vado a sinistra quello mi muore. Allora, quindi è abbastanza sicuro che il cesso questo qui centrale lo devo buttare a sinistra, ma dopo spenta la luce, così quello non se ne accorge. Quindi proviamo così, spegniamo la luce. Ok, poi ce ne andiamo di qua, buttiamo il cesso a sinistra. Poi non lo posso ammazzare però, perché mi serve come trampolino per andare sulla X. Poi che faccio, riaccendo qua? Ma se ammazzo quello se... dovevi ammazzare quella sopra per far scendere quell'altro, ma non ce la fo. O se vado a sinistra muore. Ok, lei ha ribaltato il cesso. Ok, ma la faccio andare su. E ho fatto pure spegnere la luce, ottimo. Ce l'ho fatta senza io, raga. Incredibile, con tutto che sto ubriaco rincoglionito, con tutto che sto... che tutto che sono al 15% delle mie facoltà mentali, sono riuscito lo stesso a finire livello. Ma sono troppo forte, non si aiuti, Sagate, beccate questa. E su questo epico risultato possiamo finire questo incredibile episodio, che veramente credo sia il peggiore episodio che ho mai girato in vita mia. E noi ci vediamo... Oh, ma sto chiuso qua. Ci sono le ghigliottine. Ma guarda un po'. Per questa volta è tutto, ragazzi. Noi ci vediamo al prossimo episodio di... venerdì 13 Killer Puzzle. Ciao ragazzi. Però da so, il prossimo sarò da sobrio, vabbè. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao. Ora me ne vado a dormire, che c'ho sonno. E che cacchio. Stop right there.